Ciao a tutti e benvenuti nel mio primo e forse ultimo Q&A. Ho sempre guardato questa tipologia di video su YouTube e ho sempre sognato di farne uno mio, e quindi aspettavo l'occasione giusta per piazzare il mio Q&A. In particolar modo, questo è un video speciale per festeggiare i 10.000 follower su Instagram. Grazie mille a tutti. Infatti, ieri ho messo questa storia su Instagram nella quale vi ho lasciato il box delle domande e devo dire che me ne avete fatte tantissime e tutte molto interessanti, per cui iniziamo subito. Antonio, ma non solo lui, questa è stata la domanda più gettonata che mi avete fatto di più, mi chiede quando e come è nata la mia passione per la Formula 1. Allora, a detta di mia mamma e mio padre, soprattutto mio padre, io da piccola seguivo con lui le gare di Formula 1. Sempre da piccola ricordo che giocavo sulla PlayStation 1 e 2 ai giochi di auto, soprattutto Gran Turismo, ci giocavo mattina, pomeriggio, sera, avevo anche il volante piccolino della Ferrari. Quando Schumi è andato via dalla Ferrari, mio padre ha iniziato a seguir meno la Formula 1 e di conseguenza io non la guardavo più con lui. Fin quando, mi sembra 2014-15, adesso non mi ricordo, abbiamo ripreso a seguire la Formula 1 e diciamo che si può dire che da quell'anno la seguo costantemente, è diventato il mio sport preferito e vivo di Formula 1 e per la Formula 1. Inchiostro Sportivo, che è una pagina fantastica, il mio amico Giallo, andate a seguirlo, mi chiede quali sono stati i tre momenti più belli di questo percorso. Allora, il primo momento bello che mi viene in mente è stato quando Vanzini mi ha iniziato a seguire e quando Sky Sport mi ha commentato un post. Quello è stato veramente un momento fantastico. Che comunque pensare che il telecronista di Sky e che soprattutto la pagina Sky Sport vada a finire nel mio profilo e che perda tempo per seguirmi e commentare qualcosa di mio è un qualcosa di pazzo. Il secondo momento più bello direi che è stato il raggiungimento di 10.000 follower, perché veder scritto 10.000 è veramente tanto bello. E il terzo momento più bello, secondo me, è stato quando ho incontrato e quando ho fatto amicizia con tutti i ragazzi con i quali adesso, ecco, mi sento quotidianamente, tutti gli altri creators, tutti gli altri influencer, Amos, Manu, Nicoletta, eccetera, eccetera. È veramente una cosa bellissima pensare che grazie a questo percorso io abbia conosciuto delle persone che reputo amiche. Persone anche che fino a pochi mesi fa vedevo irraggiungibili perché miei miti, miei idoli che seguo da una vita, quindi veramente fantastico. Sophie mi chiede: come ti è venuto in mente di aprire la pagina e i tuoi canali? Cosa ti ha convinto? E continua dicendo: ti ho scoperto per caso e sei l'unica che seguo volentieri per la Formula 1 e i motori in generale. Grazie mille, Sophie. Sinceramente non so nemmeno io com'è che sono arrivata a pubblicare video su TikTok. Mi ricordo solo che avevo, ecco, questo profilo creato nel 2020 durante il primo lockdown, perché non avevo nulla da fare a casa e quindi mi guardavo i TikTok. Poi, sempre nel 2020, a causa di campionati che facevo su Formula 1 online, pubblicavo, caricavo le mie gare su Twitch. Anche un giorno, non so perché, credo comunque all'epoca non andasse nemmeno tanto mettere i video dei propri sorpassi. Comunque io ho fatto un bel sorpasso durante una gara e l'ho caricato su TikTok chiedendo un commento a chi poi si sarebbe imbattuto nel video. E i primi due o tre video hanno preso tipo 500-600 visualizzazioni, mentre uno nel quale ho messo un incidente ha spopolato tipo 60.000 visual e poi da lì è iniziato tutto. Una domanda molto bella me la fa Babiona, perché mi chiede: come gestisci adesso la tua vita con le live e come fai a fare tutto? Allora, io, per chi non lo sapesse, sono studentessa universitaria in teoria, ho già una laurea e 2 anni fa mi sono iscritta alla magistrale. E nel mentre anche lavoro con mio padre, lavoro più o meno dalle 6 alle 10, alle 11 del mattino. Da gennaio in poi ho deciso di mettere un po' da parte l'università, quindi al momento le mie giornate sono: mi sveglio intorno alle 6, vado al lavoro, 10, 10 e mezza torno a casa, mi faccio la doccia, mi lavo, eccetera. Dopodiché decido cosa fare, se voglio fare un video su YouTube lo registro, poi lo edito e lo carico, nel mentre mangio anche, si fanno più o meno le 3. Dopodiché alle 5 faccio live fino alle 7, alle 8 e poi la sera mi rilasso un po' su Netflix, ma vado a dormire presto, prevalentemente per le 11 sono a letto. Questa è la mia giornata tipo. Se non faccio video su YouTube, comunque ho da fare con i post, video su TikTok, devo rispondere ai messaggi, insomma è un casino, ve lo giuro. Manu mi chiede: vorresti lavorare nell'ambito della Formula 1? Assolutamente sì, non so in che ruolo, però mi piacerebbe veramente tanto. Avendo appunto una laurea in scienze economiche, avendo fatto la tesi sul digital marketing nello sport, mi piacerebbe tanto fare la social media manager, magari per qualche team, magari per Sky, non lo so, però ecco, mi piacerebbe fare questo lavoro ora come ora, anche perché non mi reputo in grado di fare magari la giornalista o fare un ruolo molto più professionale di quanto non sarebbe il social media manager. Hai fratello o sorelle? No, sono purtroppo figlia unica. Bahrain o Imola? Tutta la vita Imola, dai. Bahrain è una pista che mi piace veramente tanto, anche nel gioco mi piace molto farla, però Imola è bellissima, ragazzi, cioè poi è la storia, è fantastica, è bellissima.
Tommy mi chiede com'è nata la tua passione per i motori. Allora, com'è nata la mia passione per la Formula 1? L'ho detto prima. Per i motori invece l'ho sempre avuta, ma veramente sempre. Probabilmente per colpa di mio padre, perché mio padre ha fatto il camionista tanti anni, mio nonno è stato camionista tutta la vita, entrambi l'hanno fatto per passione. Quando avevo tipo 13-14 anni, mio padre mi ha messa sulla macchina a guidare, quindi io guido da tipo 12-13 anni, perché lui è un pazzo fuori di testa, io volevo guidare, quindi ecco, la mia passione per i motori c'è sempre stata. Io anche da bambina, quando vedevo una macchina bella, dicevo, oddio, che bella quella macchina. Quindi ho sempre avuto la passione per i motori, veramente sempre. Formula House mi chiede: prima stagione guardata intera, prima gara vista, siamo andati a vedere una gara. Allora, prima stagione guardata per intera, non mi ricordo se è 14, 15 o 16, non me lo ricordo. Prima gara vista, ricordo che era un Spagna, ma non mi ricordo di quale anno. O comunque che io ricordi, perché appunto, come dicevo prima, da piccola guardavo le gare con mio papà, ma non mi ricordo purtroppo. Non sono mai stata a vedere una gara, avevo preso a dicembre 2019 i biglietti per Monza 2020, poi purtroppo è successo quello che è successo, non sono potuta andare. Per quest'anno ho preso i biglietti per il momento per Roma, l'E-Prix della Formula E che si terrà a Roma tra meno di un mese. Imola veramente troppo costosa, spero di poter andare a Monza. Stroll o Zhou, chi è il migliore? E mi collego un'altra domanda, meglio Stroll in Ferrari? Campione del mondo, Mazepin in Mercedes. Allora, tra Stroll e Zhou, secondo me non c'è nemmeno da dirlo, Stroll. E ovviamente sceglierei Stroll in Ferrari, campione del mondo, perché basta che la Ferrari vinca un mondiale e siamo top. Mazepin in Mercedes, per il meme ci potrebbe anche stare, però meglio Stroll, campione del mondo con Ferrari, anche perché Stroll è stato un pilota della Ferrari Driver Academy, quindi per un pelo non è arrivato in Ferrari. Preferisci Leclerc o Sainz? Allora, chi mi conosce, chi mi segue, sa che io preferisco Sainz a Leclerc. Sainz mi piace più in generale nel complesso, ecco. Mi piace molto come si approccia alla gara, come si approccia al weekend, come lavora, è sempre molto pulito, è sempre molto concreto. Terminiamo con la domanda di El Virsius, che mi chiede: i tuoi piloti preferiti e se avessi la possibilità, con chi passeresti un intero weekend? Allora, il mio pilota preferito in assoluto è Vettel. Subito dopo Vettel c'è Sainz, che mi ricorda molto appunto Sebastian come modo di fare, come carattere, come pilota. E dopo c'è Ricciardo, che mi piace un sacco il suo personaggio, sempre sorridente, sempre simpatico, e anche come pilota spero anzi che si riprenda e che faccia una bella stagione. E sceglierei di passare un intero weekend con Sebastian, perché sono certa che stando con una persona come lui si imparerebbe tanto e si crescerebbe tanto proprio come persona. Comunque, spero che questo video un po' diverso vi sia piaciuto. Io vi ringrazio ancora veramente tanto per i 10.000 follower su Instagram, è pazzesco, grazie mille. Seguitemi anche qui su YouTube. Ci vediamo alla prossima, ciao!